Aprici la mente, inchina il nostro orecchio. Oh, dacci una parola che verrà elargita dalla tua mano. Dacci la virtù, dacci tutte le cose che sono grate al Signore. Dacci la pace, la santità, il tuo tumore, la carità. Lui deve presiedere in questo culto. Sì, io sono contento di questa fiducia massima che viene data a Dio. Tuttavia, forse anche noi dovremmo fare qualcosa. Tenendo conto che senza di Lui non possiamo far nulla, possiamo anche pensare che con Lui possiamo fare tutto. E allora dobbiamo stare attenti. Non voglio dire nulla su questo coro che è bellissimo, è una preghiera. Abbiamo imparato a chiedere ogni cosa a Dio nel nome del Signore, e sta bene. Tuttavia dobbiamo stare attenti a che la nostra fede non prenda la via del fatalismo e che ci renda, anziché vivi e attivi, ci renda inerti, fiacchi, pigri, assenti. Dio ci ha resi partecipi della sua creazione, per esempio, facendoci procreatori. Non è questo un compito che ha affidato all'uomo? Dio ha creato il mondo intero per l'uomo e ha dato dei precisi ordinamenti. Lo dovrai lavorare, lo dovrai curare. Non è una maledizione il lavoro. Prima del peccato esisteva il lavoro. Dio aveva creato il giardino dell'Eden, l'aveva affidato ad Adamo perché lo lavorasse, ne avesse cura. Pertanto vedete come Dio vuole l'uomo vivo e attivo. E così anche noi, altrimenti, a che servirebbe la fede? La fede è osare, la fede è prendere l'iniziativa, la fede è tentare, la fede è, sul fondamento della parola di Dio, buttarsi, la fede è attività. Giacomo lo dice molto bene, che la fede senza le opere è un disastro, è un guaio, rovina l'uomo anziché aiutarlo. Pertanto, ecco, fede e opere caratterizzino la nostra vita cristiana. Un altro coro che ci prepara per l'onore, per l'obbedienza, per la nostra vita, Signore. Alleluia, vogliamo appartenerti, Signore, possiedici. Alleluia, gloria al Signore, alleluia. Gloria a Cristo, il Salvatore nostro, alleluia. Gloria a Dio, alleluia, Padre nostro celeste. Alleluia. La parola di Cristo è luce, è fede, potenza, liberazione, vita, allegrezza, eternità. Tutte queste cose sono racchiuse nel parlare di Gesù. E a tal proposito vogliamo questa sera considerare un breve passo del Vangelo di Marco, capitolo 10, e sentiamo un po' che cosa possiamo apprendere da questa parola, da questo insegnamento lasciato da Gesù a noi. Capitolo 10, dal versetto 13. Ora gli presentarono dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli sgridavano coloro che glieli presentavano. E Gesù, veduto ciò, si indignò e disse loro: lasciate i piccoli fanciulli venire a me, non glielo vietate, perché di tali è il regno di Dio. In verità io vi dico che chiunque non avrà ricevuto il regno di Dio come un piccolo fanciullo non entrerà punto in esso. E presili in braccio ed imposte loro le mani, li benediceva. Non occorre tanta interpretazione. In un altro luogo Gesù avrebbe detto, in un altro momento avrebbe detto, che guai a chi avesse scandalizzato uno di quei piccoli che credono in Lui. E qui i piccoli sono di tutt'altra specie. Sono quelli che nella loro semplicità, non stupidità, semplicità, quella semplicità che Dio gradisce, nella loro semplicità vanno al Signore. Credono a quel che Egli insegna, si accingono a fare quel che Egli dice. Naturalmente ci sono sempre delle interferenze negative, diaboliche, in questa operazione di
convincimento e attrazione dello Spirito Santo e dice debolezza, di abbandono, di ubbidienza da parte dell'uomo. E le interferenze hanno sempre carattere di sapienza, ma è una sapienza diabolica, perché quando uno sta per credere o ha creduto nel Signore Gesù, c'è sempre qualcun altro pronto a dire: ma cosa fai, ma cosa stai facendo, sono sciocchezze, sono cose da medioevo, non credere, per carità, non ti lasciar prendere da queste cose, ti hanno rovinato mezzo mondo, non, eccetera, eccetera, eccetera. A questi tali Gesù dice che sarebbe bene che si legassero una pietra al collo e si buttassero in mare, giù nel profondo del mare, non per un suicidio, per carità, perché forse da là in fondo la loro voce non si potrebbe più sentire. La loro voce negativa. Bene, allora sto dicendo questa, attenzione alle interferenze che sciupano la fede, alle insinuazioni diaboliche. Ognuno proceda secondo la sua propria fede personale, purché questa sia riposta nel Cristo, nel figliuolo di Dio. Ma qui si tratta proprio di bambini. E il dubbio viene tolto là dove si dice che egli presili in braccio e imposte loro le mani, li benediceva. Vorrei vederlo prendere in braccio i discepoli, no, un Pietro, prende in braccio Pietro. Pietro era un bambino di un'altra categoria, della categoria che vi ho detto prima, qui si tratta proprio di bambini. Allora il rapporto Gesù-bambini. Ecco qui l'interferenza di cui vi parlavo. Perché alcuni, le mamme, le solite mamme, spingevano avanti i bambini, vai, 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 tocca, corri, corri, no? Vai, perché sapevano, intuivano che lì c'era una fonte di bene, una fonte di vita, una fonte di salute, una garanzia per l'esistenza stessa. Ma i discepoli, la Chiesa, non cominciamo a dire, a fare i dottori, a fare i teologi, a dire ma la Chiesa è nata il giorno della Pentecoste, quelli non, no, quella era già Chiesa, era già assemblea, era già un assembramento di persone intorno alla persona di Gesù, e fino a prova contraria Chiesa vuol dire assemblea, quella era una piccola assemblea che Gesù si era formato. E così i discepoli sgridavano quelli che presentavano i bambini a Gesù. Laddove si vuol salvare una dignità che il figliolo di Dio volle perdere per amore di noi. Lui voleva accorciare le distanze, gli uomini sono sempre lì ad aumentare le distanze fra loro e il Signore. Per me questo è un fatto meraviglioso, scoprire fino a che punto Gesù sia disposto a prendere contatto con me. Gloria al suo nome. Alleluia. Gloria a Gesù. Non so che parola. Signore, dammi una parola nuova per esprimere la mia riconoscenza. Che significa gloria? È una parola. Qualcosa di più. Me lo darà. Ve lo darà. Un giorno potremo dirgli tutto quello che abbiamo in animo di dirgli, che non ci riesce di dirlo, e che a volte ci riesce di dirlo quando parliamo in lingue, le lingue dello Spirito Santo. E così lo impedivano che i bambini prendessero contatto con lui, e la sgridata di Gesù è rivolta alla Chiesa, non è rivolta alla gente di fuori. Non è rivolta ai cosiddetti fanatici, non è rivolta ai superstiziosi, ci fossero oggi i fanatici e i superstiziosi che c'erano ai tempi di Gesù, così vedremmo tante vesti toccate un'altra volta, così vedremmo tanti strofinacci, fazzoletti sfregati furtivamente sul corpo di qualche uomo di Dio. Così vedremo dei miracoli. Certo. Non siate troppo saggi, troppo sapienti, non lo possiamo essere più di Dio. E Dio è ancora il Dio dei miracoli. Laddove una chiesa che interferisce nell'opera di Dio è pronta a dire basta miracoli, oggi niente miracoli, beati quelli che credono senza aver veduto, noi non crediamo per segno, per aspetto, noi crediamo per fede e non sanno quel che si dicono. Io sono per la Chiesa primitiva, non voglio essere un primitivo nella Chiesa,
ma sono per la Chiesa della prima ora. Alleluia! Perché quella dell'ultima ora sarà del tutto uguale a quella. Decollati, perseguitati, martirizzati. Si darà loro la caccia. I santi verranno uccisi. Così è scritto nella parola di Dio. Non vi spaventate. Non è ancora il momento, forse domani. Dipende dalla nostra fede. E allora il Signore è ben disposto verso di noi. Il Signore è pronto a riceverci e tanto più riceve i fanciulli. Lasciate i piccoli fanciulli venire a me. Non glielo impedite. Lo dice Lui. Non glielo vietate. Non glielo impedite. In verità io vi dico che il regno di Dio è di loro. E poi dice, e qui comincia a impartire una lezione agli adulti, in verità vi dico che se voi non ricevete il regno di Dio con l'animo di un piccolo fanciullo, voi non ci entrerete. Oggi noi sappiamo molto, molto limitatamente che cosa sia il regno di Dio. Abbiamo una visione molto chiara, le idee molto chiare su quelli che sono i regni di questo mondo, i sistemi di governo di questo mondo. I popoli di questo mondo, noi siamo anche, facciamo parte. Ma non abbiamo le idee chiare su quello che è il regno di Dio, per cui ci importa relativamente di entrarci o non entrarci. Naturalmente non tutti siamo pronti a rispondere di sì. Quando te ne andrai, quando morirai, vorrai entrare nel regno di Dio o vuoi andare all'inferno? E noi eccoci pronti tutti a dire nel regno di Dio. Io penso che sugli 85-90 anni siamo tutti disposti ad entrare nel regno di Dio. Vorrei sapere qualche cosa dai più giovani, da quelli che hanno degli impegni precisi, che hanno già dei programmi da svolgere, da realizzare. Comunque non è questo il punto. Il punto è, se non diventiamo come i piccoli fanciulli, noi non entreremo nel regno di Dio. Allora i piccoli fanciulli sono un motivo di sono una lezione per noi. Vediamo un po' se noi riusciamo ad essere una lezione per i piccoli fanciulli. Gesù considera, ama, istruisce i piccoli fanciulli, i bambini. Tanto più io penso che dovrebbero i genitori amare, considerare, istruire i loro figli. Amare sta bene. È una cosa che tutti dicono che fanno, poi non la fanno. Ma considerare. Gesù ha della considerazione. Gesù prende in considerazione i bambini, laddove gli uomini hanno dimostrato di non prenderli in considerazione. Lui li prende in considerazione. Considerare vuol dire esaminare attentamente. Laddove la vita dei nostri figli è come un vapore, dice la scrittura. La si vede, svanisce. Ci interessa, non ci interessa, e poi troviamo mille cause, mille scuse per giustificare il nostro disinteresse, la nostra superficialità nei loro riguardi. Laddove dovremmo amarli come Gesù li ama. In un altro punto, sapete cosa dice Gesù? Lasciate che i piccoli fanciulli vengano a me, perché di loro è il regno di Dio. Io vi dico che gli angeli loro vedono continuamente la faccia del Padre mio. Avete mai preso in considerazione un vostro bambino pensando che l'angelo suo è al cospetto di Dio? Non sappiamo che cosa significhi questo, ma Gesù ci dice che le cose stanno così. Voi genitori avete a che fare con dei bambini i cui angeli sono là davanti a Dio. E fino a prova contraria, angelo significa messaggero. È uno strumento di comunicazione fra il bambino e Dio. E noi dobbiamo prendere in considerazione il nostro bambino, noi cristiani, sotto questo aspetto. E così il bambino, non esagero, ma il bambino finisce per acquistare una forma di sacralità. Perché è a contatto con Dio. Non dice Dio, guai a chi tocca i miei unti,
E allora, come mai? Chi sono questi unti? Se non gente consacrata, sulla quale c'è lo Spirito di Dio. Raffigurato dall'unzione, dalla consacrazione. Dunque lui prende in considerazione la sacralità dei suoi unti, dei suoi servi. E noi dobbiamo prendere in considerazione la sacralità dei nostri figliuoli. Ah, qui c'è un impegno nuovo. Dovete guardarli con occhi nuovi, con occhi diversi. I bambini non sono un impedimento, i bambini non sono un impaccio, i bambini non sono un fastidio, i bambini non sono una disgrazia, i bambini. Alleluia. Dio fa molto conto dei bambini, punta sui bambini. Quante volte, anche nella storia biblica, i bambini hanno fatto da maestri ai grandi. E i grandi sono stati sensibilizzati, toccati e si sono ravveduti anche a motivo dei fanciulli. Così dovremmo fare noi. Immaginiamo Gesù nel contesto della sua famiglia. Gesù con Giuseppe e con Maria. Noi ci facciamo subito il concetto di un figlio unico, beato lui, ma che aveva uno stuolo di fratelli e di sorelle che non finiva più. Là dove si dice nel Vangelo di Luca che egli cresceva in sapienza e in statura, noi ce lo immaginiamo solo, eh? Spunta questa pianta e non è intorno. Quella povera donna ne aveva 4, 5, 6 da curare ancora, oltre a lui, perché lui è rimasto in famiglia fino a 30 anni, circa, capite? E allora era una bella famiglia. E così vogliamo immaginare per un attimo il ruolo educativo di Maria e di Giuseppe. C'è qualcuno che l'ha fatto crepare presto Giuseppe, non so perché, l'hanno fatto morire subito, l'hanno tolto di mezzo, doveva restare soltanto Maria, avrà fatto il suo dovere di padre. E Dio credo che non abbia lasciato solo quella donna nell'accudire a quella numerosa famiglia. Tuttavia Gesù cresceva in saggezza o sapienza e statura. Va bene per la statura, basta dar da mangiare ai figli. Oggi i nostri figli mangiano troppo, oggi il diabete è divulgato estremamente fra i bambini a motivo del troppo mangiare. I nostri bambini si ammalano perché mangiano troppo e mangiano porcherie. È tua responsabilità, genitore. La salute del tuo figliuolo dipende da te. Laddove a te sembra di fargli un favore, di fargli un piacere, dandogli da mangiare tutte le porcherie possibili e immaginabili, pubblicizzate dalla televisione, tu stai rovinando tuo figlio. Tu stai rovinando il futuro di tuo figlio. Io non faccio nome di nessun prodotto, ma parlo soltanto di cioccolata, di grassi misti alla cioccolata e di porcherie varie di questo genere. Tu stai già ostruendo oggi le vene future del tuo figliolo, il quale sarà arteriosclerotico se diventerà vecchio e avrà il colesterolo altissimo. Pur di far felice il bambino, siamo responsabili dunque anche della salute del bambino. Non siamo noi quelli che pregano Dio: Signore, guariscici? Ora egli ha dato a noi il ruolo di farli crescere sani. Ciò che non dipende da voi, affidatelo pure al Signore. Ma quel che dipende da voi, no, questo è proprio compito vostro. Dovete curare la salute dei piccoli fanciulli. Alleluia. Ed essi se ne ricorderanno, ed essi porteranno una traccia di questa educazione nel tempo. Soltanto per il mangiare? No, Gesù cresceva in statura, e qui c'è il mangiare, ma cresceva anche in saggezza. Oh, la sapienza di Dio era su di lui. Allora lui saggio e tutti i suoi fratelli scemi, una famiglia di poveri scemi, uno solo, ha fatto eccezione, che aveva un po' di saggezza e sapienza e si chiamava Gesù. No, quella donna, quell'uomo, Maria, Giuseppe, avevano il senso delle cose di Dio. E quando uno ha il senso delle cose di Dio, ha anche il senso dell'ordine, ha anche il senso della misura, ha anche il senso della sapienza applicata in ogni campo. Per quello che cresceva in sapienza. Sarebbe stato assurdo, strano, controproducente, negativo per il futuro di avere due genitori che erano esentati dal ruolo di genitori, perché c'era il Padre Celeste che provvedeva. No. E che fatica devono aver fatto. Però si sono impegnati. E lui è cresciuto in sapienza e in statura. Alleluia.
Dobbiamo prendere in considerazione questi figlioli, il nostro ruolo di genitori è importantissimo. Questo è il nostro compito, l'educazione. C'è un tipo di amore che è un amore falso, ed è quello che vi dicevo prima, quello della cioccolata, quella che si spalma sul pane, quella che furoreggia nei nostri campeggi, che la vogliono anche gli adulti, quella, un amore che è falso, l'amore che fa essere il genitore piegato davanti alla volontà del figlio. E il figlio che, avendo assorbito nozioni sbagliate all'esterno, impone queste nozioni ai genitori. E i genitori che non vogliono che il figlio sia assolutamente diverso dalla scolaresca, dai loro compagni, dagli amici di cortile. No, non può essere diverso. Lo assecondano. Viene sul bambino facendo piagnisteo: mamma mia, mi hanno picchiato, cosa ti hanno fatto? Mi hanno dato una sberla. Dovevi darmene due.